Nella lettera a Messie Chauvet, Alessandro Manzoni si trova a dover affrontare un argomento per lui piuttosto delicato, in quanto era stato criticato da questo noto critico teatrale francese per come lui stava elaborando le sue opere, le sue tragedie, in quanto non quelle che erano le regole tradizionali della tragedia. Quindi qui Manzoni si trova costretto quasi a difendersi, a giustificare il perché, in nome di quei nuovi principi letterari che noi potremmo chiamare adesso genericamente romantici, ma non solo, aveva fatto alcune scelte che non corrispondevano a quelle della sacra tradizione letteraria che gli venivano fatte notare appunto da questo critico. In realtà, ecco, adesso quello che a noi interessa non è tanto direttamente andare a discutere su quelle che sono le novità che Manzoni aveva in mente nelle sue tragedie storiche, Conte di Carmagnola prima e la Delchi dopo, ma un altro elemento che pure è contenuto all'interno di queste opere, cioè il rapporto tra la storia, il vero, i fatti che vengono raccontati e l'invenzione letteraria. Ecco, l'occasione viene sfruttata appunto dallo scrittore lombardo-milanese proprio per questo, per discutere di questo rapporto tra realtà e invenzione che è centrale in realtà all'interno appunto della poetica, della visione letteraria e artistica manzoniana. Ecco, da un certo punto di vista ci potrebbe anche stupire se noi andiamo subito a leggere l'attacco di questa sezione, in quanto ci viene a dire che cosa? Credo di dire, afferma Manzoni, una verità assai semplice, affermando che l'essenza della poesia non consiste nell'inventare dei fatti. Proviamo un attimo a stupire perché noi siamo quasi naturalmente portati a pensare come comunque la letteratura sia gioco, finzione, invenzione. Qua invece Manzoni è molto rigoroso da questo punto di vista, ancor più poi se pensiamo che è un romantico, l'elemento della fantasia è un elemento proprio tipico romantico a prima vista, ma non solo. Ecco, vediamo però di seguire, poi spieghiamo meglio. Questo genere di invenzione, ovvero sia l'inventare dei fatti, è quanto di più facile e di più insignificante esista nel lavoro della mente e richiede ben poca riflessione e persino ben poca immaginazione. Perciò creazioni di questo genere si moltiplicano più che mai, mentre tutti i grandi monumenti poetici hanno a base avvenimenti tratti dalla storia. Ecco cosa ci dice Manzoni, che attenzione, anche lui si accorge come in questo periodo, non c'era bisogno francamente di essere proprio nel romanticismo, fatto di inventare, stupire, meravigliare, anche soltanto per avere un'approvazione piuttosto semplice del lettore, era qualcosa che era largamente diffusa in quel mercato editoriale che stava nascendo. Manzoni si vuole distinguere, dice che attenzione, da sempre, da che mondo è mondo, nella letteratura, tutti i grandi monumenti poetici a base avvenimenti tratti dalla storia. E tenete presente, con questo Manzoni si riferisce anche alle grandi opere dell'antichità classica, ai grandi poemi epici, omerici. Lo dice poi chiaramente in una parte che qui non viene riportata, perché se per noi i miti sono appunto leggenda, fantasia, non lo erano per i greci, non lo erano per i greci, che reputavano questi fatti storici, reali. Gli dei vivevano con gli uomini. Quindi tutto ciò che veniva raccontato era quindi un qualcosa di vero, quindi ogni grande invenzione letteraria ha un rapporto dialogante con la realtà, che è un fatto che non deve assolutamente essere dimenticato. Piccolo appunto da questo punto di vista, da dove salta fuori appunto questa adesione alla realtà così importante, che dovrebbe almeno in parte stupirci, perché il romanticismo, se pensiamo soprattutto a quello nordico, di estrazione germanica, anglosassone, è pieno di tutti questi elementi fortemente fantasiosi, no? Che dovevano sconvolgere l'animo del lettore, che dovevano colpirlo con questi elementi, da un lato cupi, gotici, dall'altro invece che potevano cedere anche in qualche modo all'invenzione letteraria per cogliere anche quello che poteva essere l'interesse del lettore medio a cui ci si rivolgeva attraverso magari nuovi anche strumenti letterari, quale poteva essere il romanzo che poi verrà praticato anche da Manzoni qua. Ecco, Manzoni vuole distinguersi. Lui non accetta
se deve distinguere tra realtà e invenzione, non c'è dubbio, la realtà viene prima dell'invenzione. Su questo, quando dimentichiamo, capiamo anche allora quindi quelle che sono alcune caratteristiche fondamentali del romanticismo italiano, milanese, lombardo, di cui Manzoni è anche uno dei fondatori, quindi l'adesione alla realtà, l'adesione alla storia, la creazione quindi di un animo del popolo, della nazione, quindi ecco, vedere e raccontare tutto ciò che sia reale o perlomeno verosimile. Verosimile. In questo poi non va anche dimenticato quello che potrei quasi definirlo anche una tradizione di famiglia, oltre che una tradizione culturale più generale. Parliamo di Milano, la patria dell'illuminismo, la patria dell'illuminismo italiano settecentesco, e Manzoni era strettamente legato culturalmente a questa tradizione di poco precedente, ma anche personalmente. Giulia Beccaria era sua madre, i fratelli Verri, persone di casa. Quindi ecco, c'era tutto questo legame molto stretto. Quindi ecco, attenzione, l'essenza della poesia non consiste nell'inventare dei fatti. È chiaro che però poi c'è una domanda ulteriore, ma allora stiamo parlando del lavoro di uno storico, non del lavoro di un poeta. Ecco che allora Manzoni risponde a questo. Ma si potrà dire, se al poeta si toglie ciò che lo distingue dallo storico, e cioè il diritto di inventare, dei fatti, che cosa gli resta? Ecco la risposta di Manzoni. Gli resta la poesia. Sì, la poesia, ecco allora, quel sovrappiù, quel approfondire il discorso interiore, lo vedremo, andare a cogliere quelli che sono i moti dell'animo del singolo, ma anche poi di un'intera comunità, che poi è un sentiero cristiano, una comunità cristiana, entrare comunque nell'animo degli individui. Perché alla fine che cosa ci dà la storia? Ci dà avvenimenti che, per così dire, sono conosciuti soltanto nel loro esterno, ci dà ciò che gli uomini hanno fatto, ma quel che essi hanno pensato, l'animo, la profondità, i sentimenti che hanno accompagnato le loro decisioni, i loro progetti, coi quali in una parola hanno rivelato la loro personalità, tutto questo quasi la storia lo passa sotto silenzio, e tutto questo è invece dominio della poesia. Capire quindi i moti dell'animo, i sentimenti, le riflessioni, le motivazioni profonde, quel qualcosa appunto di interiore, di soggettivo, che normalmente in un discorso storico, in un resoconto storico non era presente. Tutto questo in questo delicato equilibrio tra realtà ed invenzione, tra verità e verosimiglianza, ecco allora, questo è il significato più profondo della lezione di scrittore, ma anche di uomo di fede, che è proprio quella che arriva da Alessandro Manzoni a tutti noi, alla base quindi di quel delicato equilibrio che sarà proprio poi anche alla fine di tutto il suo grande romanzo.